Sono veramente soddisfatto di poter annunciare il corso relativo al linguaggio di programmazione Python. Il corso te lo presento in due modalità. Una di queste modalità la potrai seguire qui su YouTube e andando avanti, settimana dopo settimana, arriveremo fino alla fine del corso. L'altra modalità invece è quella che potrai seguire su Udemy. Qui sotto in basso nelle descrizioni ti metto il link per linkarti proprio su Udemy. Udemy avrà un costo, però avrai il corso di Python completo dall'inizio fino alla fine, quindi tutto quello che riguarda le basi del linguaggio di programmazione Python. Io sono Fulvio Mariola, ho iniziato ad interessarmi di informatica da più di 20 anni e dal 2005 ho trasformato la mia passione da hobbista appassionato a un lavoro vero e proprio come professionista. Ok, come faccio a capire qual è la lista dei prodotti dell'inventario che è minore di 10? Andiamo nella lista, nel documento Inventory XLSX, e qual è quei valori che sono minori di 10, ovvero i valori dell'inventory, dell'inventario, quindi quali sono quei product number che hanno, quindi a sua volta associato anche al fornitore, al supplier, che hanno un inventario che è minore di 10. Se andiamo ad indagare, in effetti c'è l'inventario della riga 26, ma in realtà è l'inventario 25, perché è anche la riga 25, perché come avevamo detto prima, la lista non parte da 1 ma parte da 2 e in effetti è proprio il product number della riga 25 che ha meno di 10 inventari perché ne ha solo 7 e la compagnia è AAA Company. Però diciamo a noi più che altro interessano questi valori. Poi ce ne sarà anche un altro, ad esempio, che è un inventario che ha un valore di 2, la riga 74 della BBB Company. Quindi probabilmente sarà una lista del genere. Andiamo a risolvere l'esercizio all'interno della nostra applicazione. Ok, bene, come prima cosa cancelliamo queste stampe e poi andiamo, ionizzo questo così vedi meglio il progetto. Allora, intanto dobbiamo creare un'altra dictionary, quindi un altro, diciamo, array dove avrà al suo interno i valori chiave valore dei prodotti minori di 10 dell'inventario. E anche in questo caso inserirò un valore vuoto dove non ho niente. Adesso di cosa ho bisogno? Ho bisogno del numero dei valori. In questo caso dove ho scritto inventario, io gli vado ad assegnare il numero della riga di dove è inserito l'inventario, ma io non ho bisogno del numero della riga, io ho bisogno proprio dell'inventario stesso, cioè qual è il numero dell'inventario, non solo qual è la riga, riga 2, riga 3, riga 4, no, ho bisogno proprio del suo valore, quindi 20, 23, 30.000 e quant'altro. E allora lo vado ad inserire nel ciclo, quindi inserirò numero prodotto uguale, quindi vado a vedere la lista del prodotto del mio file, del file del foglio di calcolo, punto cell, la cellula dove è inserito il valore del calcolo, e gli vado a dire qual è il punto specifico della cella, punto riga prodotto, virgola, perché in questo caso io andrò a prendere il valore numerico, punto value. Una volta creato questo, andiamo a creare la logica del nostro esercizio. Quindi inseriamo il commento, logica dell'inventario che ha il valore minore di 10. Vado ad inserire la dictionary, prodotti minimo dell'inventario, numero prodotto, e alla dictionary, quindi al mio array di oggetti, gli assegno l'inventario.
Quindi quale sarà il valore, il numero del prodotto, quindi il numero del prodotto dell'inventario che vado ad inserire qui? Beh, glielo dovrò dire, ovvero if inventario, quindi lui andrà a prendere nel ciclo valore dopo valore ed inserirà solo quelli che sono inferiori a 10. Quindi inventario minore di 10, semplicemente. Bene. Vediamo se funziona. Quindi print prodotti minore di 10 inventario. Lo lancio. E come vedi, il ciclo va a ricercare gli inventari che sono inferiori a 10, quindi un valore che è 7, 7.0 sta 7,0, quindi il valore è 7, il valore è 6 e il valore 2 con il suo numero di riga, ovvero andiamoli a ricercare nel nostro foglio di calcolo. Come vedi, 7 l'inventario, 7 è il product number 25 e in effetti è così. Poi ci sarà un altro che è 6, quindi l'inventario ha 6 inventari, quindi con l'inventario, quindi il numero del valore dell'inventario che è 6 del product number 30 e anche questo è corretto. E poi è l'ultimo valore che ha un inventario minore di 10, sono 3, 7, 6 e l'altro, andiamo avanti, eccolo qui, è 2, product number 74, product number 74. Bene, diciamo che il valore è corretto, però se noi in realtà non vogliamo vederlo come valore in virgola mobile, ma lo vogliamo vedere come un intero. Anche perché di per sé non è che c'è un inventario che ha un valore in virgola mobile, ha un valore decimale. Un inventario come il product number sono numeri interi e allora andrò ad assegnare ai valori che io poi stamperò, li andrò ad assegnare come interi. Come faccio? Vado prima all'interno di numero prodotto e lo inglobo nell'int. Quindi trasformo questo valore che è in virgola mobile, che ha un decimale, lo trasformo in un valore intero e faccio la stessa cosa per l'inventario. Anche qui lo inglobo nella funzione inventario. Rilancio il programma e come vedi adesso la soluzione è corretta. Come vedi, abbiamo risolto i tre esercizi. In particolare, abbiamo risolto la lista dei prodotti dell'inventario che ha meno di 10, che ha un valore che è inferiore a 10. Adesso dovremmo andare a risolvere il quarto esercizio.